Fratelli e sorelle, nel Cristo Gesù, nostro Signore. Per eseguire correttamente una sinfonia, l'orchestra ha bisogno di un buon direttore. Il direttore batte il ritmo a cui tutti i membri dell'orchestra si conformano. Solo così è possibile ottenere una buona esecuzione di una sinfonia. Sinfonia deriva dalle parole greche che significano insieme a e voce o suono. La parola sinfonia significa quindi che i suoni dei vari strumenti dell'orchestra si fondono bene e suonano in modo armonioso. Immaginate che i flautisti, violinisti, trombettisti e altri membri dell'orchestra tengano il proprio ritmo, ossia perché non c'è un direttore, ossia semplicemente perché non ci tengano al ritmo che egli sta sventolando. Allora non si arriva a una sinfonia, ma a una cacofonia. E questa parola significa letteralmente un suono brutto o disordinato. Il risultato è che manca l'armonia e il suo prodotto dell'orchestra è disarticolato e caotico. Quindi non accarezza le nostre orecchie e non fa, e fa poco per piacerci. Fratelli e sorelle, in certo senso possiamo anche paragonare l'intera unità a un'orchestra. Non che manca un direttore d'orchestra che possa creare armonia in questo mondo. Solo che fin dall'inizio del mondo abbiamo messo fuori il nostro direttore d'orchestra, l'abbiamo messo fuori gioco, volevamo sederci sulla sua sedia ed essere suoi pari, inoltre volevamo decidere da solo il ritmo della nostra vita, cioè decidere cosa fosse giusta o cosa sbagliata. Questo è espresso dal mangiare il frutto proibito dall'albero speciale della vita e del bene e del male nel centro, nel paradiso, nel racconto della creazione, dal primo libro della Bibbia, dalla Genesi. E sono pochi quelli ancora che ascoltano davvero fino in fondo quel direttore d'orchestra con la maiuscola. Evidentemente quel direttore d'orchestra si riferisce a Dio, il creatore.